Bonus 200 euro. Ne abbiamo già parlato, insomma, allo scorso webinar. È un bonus di 200 euro che sarà, che è fiscalmente esente, erogato per far fronte al caro bollette, erogato un pochino a tutti, ai pensionati, ai dipendenti, ai co-co-co, percettori di NASPI, casse integrati, percettori di reddito di cittadinanza. Sono previste tre tipologie di erogazione. È prevista un'erogazione diretta da parte del datore di lavoro per quasi tutti i lavoratori, in realtà è stato chiarito. È prevista per alcune categorie di lavoratori l'erogazione, però a seguito di una presentazione di domanda all'INPS, vediamo anche se sono usciti i termini di presentazione delle domande, vedremo anche quali sono. In ultimo, invece per alcune persone, è prevista l'erogazione automatica da parte dell'INPS senza presentazione di alcuna domanda. Quindi andiamo per ordine, per i lavoratori dipendenti. Per i lavoratori dipendenti, insomma, è uscita una circolare di 24 pagine, nel fine settimana che, insomma, trattava un po' l'erogazione del bonus per tutti, però nello specifico ha dato molti chiarimenti per quello che è l'erogazione dei dipendenti. Allora, innanzitutto l'erogazione avverrà per la maggior parte dei casi con la busta paga di luglio, quindi competenza di luglio, anche se pagata fisicamente ad agosto, perché appunto, come dicevamo anche nello scorso webinar, c'erano un po' dei dubbi interpretativi se si dovesse ragionare per cassa o per competenza, dato che si parlava del plus uniemens di luglio, quindi si pensava che fosse si parlasse di competenza, però poi si parlava di erogazione anche a luglio, quindi ovviamente per noi le cose non coincidono, perché quasi sempre, perché appunto la competenza del mese, quindi la busta paga di luglio, di solito viene pagata i primi giorni di agosto. Quindi chiariti i primi dubbi interpretativi, quindi salvo casi specifici, alcuni casi specifici proprio molto particolari, dovrebbe essere pagata nella busta di luglio, quindi pagata i primi giorni di agosto per la maggior parte delle aziende. Il lavoratore non dovrà presentare domanda all'INPS, ma dovrà semplicemente compilare e sottoscrivere la dichiarazione che abbiamo messo a disposizione di tutti i datori di lavoro. Importante è sapere che il datore di lavoro recupererà ovviamente gli importi erogati tramite plus uniemens, quindi sostanzialmente l'importo che io, datore di lavoro, erogo nella busta paga, lo porterò in compensazione con i contributi dovuti, quindi mi verrà fatto uno sconto, tra virgolette, sull'F24. Quali sono le tipologie di lavoratori a cui il datore di lavoro può erogare questo bonus? Praticamente tutti quelli che sono in forza al 1° di luglio, quindi parliamo di lavoratori a tempo indeterminato. Io ho evidenziato in rosso i lavoratori per cui ci sono usciti dei chiarimenti, che sono stati ricompresi in queste categorie per cui è prevista l'erogazione da parte del datore di lavoro. Quindi anche il datore di lavoro potrà erogare anche a quelli a tempo determinato, in apprendistato, stagionale, gli intermittenti e i lavoratori a tempo parziale. Quindi tutti quanti. Basta che siano in forza al 1° di luglio, basta che abbiano sottoscritto la dichiarazione che abbiamo consegnato. Tra i vari requisiti che si devono guardare per capire se il lavoratore ha diritto o meno a questo bonus, c'è sostanzialmente la fruizione dell'esonero dello 0,8 che era stato previsto, che insomma è già in vigore, che tanti dipendenti vedono nella loro busta paga. È stato chiarito che mentre appunto nel webinar precedente avevano detto che si doveva guardare il periodo che andava da gennaio ad aprile, quindi sostanzialmente prima avevano detto se il lavoratore consegna la dichiarazione e se il lavoratore ha questo 0,8% di esonero nelle buste che paga che vanno da gennaio ad aprile, questo lavoratore avrà diritto all'esonero. Ora, questo periodo di osservazione è stato esteso fino a giugno, in altre parole, fino al 23 di giugno, quindi anche i lavoratori che hanno fruito dell'esonero a maggio e per la prima parte di giugno avranno diritto a questo bonus 200 euro. Quindi va sostanzialmente a chiarire un sacco di posizioni di lavoratori che ad esempio sono stati assunti a maggio
oppure che erano prima tirocinanti e poi sono stati assunti, ad esempio, in apprendistato a maggio, a giugno. Va a chiarire tutte queste condizioni. Quindi, se il lavoratore ha preso l'esonero dello 0,8 da gennaio a giugno, se sottoscrivo questa dichiarazione, io, datore di lavoro, devo dare questi 200 euro nella busta di luglio. Cosa sottoscrive il lavoratore? L'avete visto nelle dichiarazioni che vi abbiamo mandato. Sottoscrive sostanzialmente, dichiara di non percepire i 200 euro da altro datore di lavoro e non essere titolare di indennità o comunque di non appartenere alle categorie per cui è prevista l'erogazione automatica, quindi di non essere un percettore di NASPI, di reddito di cittadinanza o di, insomma, di pensione. Vi ho detto che nella dichiarazione il lavoratore deve dichiarare di non percepire i 200 euro da altri datori di lavoro, proprio perché i lavoratori che possono avere più rapporti di lavoro, come ad esempio i lavori intermittenti, lavoratori intermittenti, lavoratori a tempo parziale, che possono avere più rapporti di lavoro, devono consegnare questa dichiarazione che vi abbiamo dato solo a un datore di lavoro. Perché? Cosa succede se io, lavoratore, consegno la stessa dichiarazione a tutti i datori di lavoro, per cui lavori, poi diciamo che lavori per tre datori di lavoro, perché sono un lavoratore intermittente, la consegno a tutti e tre e tutti e tre mi daranno questi 200 euro, però l'INPS poi farà i controlli, questi, diciamo, dovrà essere restituita la quota che non spetta. Come sarà restituita? Ogni datore di lavoro restituirà la sua quota a parte, cioè se ad esempio io ho due datori di lavoro, faccio domanda a tutti e due, prenderò 400 euro invece di 200 e ogni datore di lavoro a quel punto mi tratterrà 100 euro, quindi il 50% proprio perché io ho due rapporti di lavoro. Queste sono le categorie di lavoratori per cui è prevista l'erogazione a seguito di domanda presentata all'INPS. Quindi di cosa, di quali stiamo parlando? Parliamo dei lavoratori intermittenti e stagionali che non siano in forza al 1° luglio, quindi per cui non c'è nessun datore di lavoro che ha erogato questi 200 euro. In questo caso loro potranno fare domanda all'INPS, a patto che abbiano almeno 50 giornate lavorate nel 2021 e che abbiano un reddito nel 2021 di un importo non superiore ai 35.000 euro e dovranno fare domanda entro il 31 di ottobre. Stesse regole valgono per i lavoratori dello spettacolo, che appunto non siano in forza il 1° luglio. Per il Co.co.co. Il termine di presentazione delle domande è lo stesso, quindi il 31/10. Devono essere, i requisiti sono definiti così, non, devono essere titolari di un contratto di Co.co.co. Alla data del 18/5, devono essere iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non devono essere titolari di pensione e devono avere un reddito del 2021 non superiore ai 35.000 euro, parliamo di imponibile IRPEF. Quindi loro faranno domanda all'INPS, l'INPS verificherà ed eventualmente eroga. Per colf e badanti, lavoratori domestici, devono avere un rapporto di lavoro in essere al 18/5, anche loro faranno domanda direttamente all'INPS, quindi il datore di lavoro non si deve preoccupare, dovranno fare domanda entro il 30 di settembre. E in ultimo, lavoratori autonomi occasionali, quindi parliamo dei lavoratori che hanno svolto delle prestazioni pagate con la ritenuta d'acconto al 20%. Loro avranno diritto ai 200 euro se nel 2021 hanno svolto delle prestazioni di lavoro occasionale, però se hanno avuto anche degli accrediti alla gestione separata da parte dei committenti. In altre parole, nel 2021 devono aver fatto delle prestazioni occasionali pagate al 20%, ma devono aver superato i 5.000 euro per cui è previsto sostanzialmente il pagamento alla gestione separata da parte del committente. C'è invece un'erogazione automatica da parte dell'INPS per i disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, pensionati e percettori di indennità Covid. Ecco perché i lavoratori devono dichiarare di non appartenere a questa categoria, perché l'INPS a loro glielo eroga in automatico. Ovviamente l'INPS, se vedrà che un lavoratore se lo prende sia dal datore di lavoro che dall'INPS direttamente, provvederà al recupero.